Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto! Quello è proprio matto perché forse non sa che posso averne una per il giorno e una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Ah. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Un saluto a tutti quelli che soffrono per amore perché si sono innamorati della persona sbagliata. Consiglio mio, cambiatela, girate pagina, bisogna avere il coraggio di cambiare. Se non va bene si cambia, come nel calcio, come quando si fa turnover, no? Quando una non va bene la cambi, no? Cambiare, via via. Oggi così, parentesi filosofiche sull'amore. Dopo i video di Vito nel taxi, dopo il mio nuovo ruolo di Cupido nel taxi, chi ancora non ha visto Taxi Incontro è un pazzo scatenato, trovate sul canale dei fuorigioco i miei accoppiamenti vari. Parliamo di calcio, parliamo del Milan, parliamo della partita di oggi. Sarò a San Siro, quindi per chi vuole passare sarò al primo arancio, solito. E scrivetemi su Instagram che magari ci beviamo una birra, ci salutiamo, eccetera eccetera eccetera. Come giochiamo oggi? Come giochiamo oggi? Sembra, voce gira, che alla fine mettiamo la formazione giusta. Ah, a proposito, breve parentesi sempre sui nostri preparatori, prima che poi ve li dimenticate, perché io lo so che voi ve li dimenticate se non ve li ricordo tutti i giorni. Ma Calabria, no? Che mi dicono che ancora non sta benissimo. Non aveva preso una vecchietta? No, ma è una botta, sai, le vecchiette. E quindi? Cos'è, una vecchietta di 2 settimane? Se la porta a spasso la vecchietta? Cosa è diventato? Un badante, Calabria? Calabria il badante lo chiamiamo? È un problema muscolare! Non ci prendete per il culo! Maledetti che ci prendono per il culo. Ma era, quando ti dicono Calabria e Teo, due vecchiette, hanno fatto un forzalma, hanno fatto proprio coppia con scambio, anche sharing di vecchiette hanno fatto. Ma può essere mai che due insieme hanno tutte e due la vecchietta? Come hanno fatto? C'era uno che gliele faceva apposta, cioè impossibile che erano tutti e due. Quindi uno aveva l'improvvisa muscolare che era Calabria, e l'altro probabilmente aveva preso veramente una botta, infatti poi però abbaranzate, capite? Sono abbaranzate, sono al quarto giorno, capite che ci raccontano le frottole ci raccontano, è una roba che mi fa impazzire, che noi non possiamo sapere la verità su come stanno i giocatori del Milan, su quello che è successo, perché ci raccontano le frottole, mi fa impazzire sta roba. Comunque sono positivo per la partita di oggi, perché prima perché vado a San Siro, quindi quando sei lì, sai, sembra quasi che tu li puoi aiutare, no? Quando vai allo stadio, e tutti bisognerebbe andare allo stadio quando se lo meritano, tu sei lì e nella tua testa è come se tu li aiuti, no? Con i tuoi canti, con le tue bestemmie, con i tuoi incitamenti, è come se tu sei lì e li aiuti. Quindi già il fatto che sono là mi sembra di aiutarli. Poi penso che giochiamo con una buona formazione, al netto degli infortuni comunque dovrebbe giocare una buona formazione, e ho sentito che forse gioca Chiera e non gioca Ciao, vediamo. Sicuramente Immobile ci fa una tripletta oggi, però lo vedo un po' in calo io Ciruzzo, lo vedo un po' in calo in generale per il fantacalcio, lo dico, non per oggi farà una tripletta, però in generale non lo so. Infatti lo devo vendere, su Sorare lo devo vendere, però poi lo vendo. E poi c'è un centrocampo importante della Lazio dove mi pare giochi Vecino, che Vecino a me fa più paura di Kamada o Telespala Popli, quell'altro, Guendouzi, perché quello la puccia sempre Vecino. Bene o male, se tu vedi la media partita di Vecino con i gol, la puccia sempre. Quando gioca titolare quasi sempre la puccia. Stiamo attenti a Vecino, che non si sa mai. Tanto oggi proprio è bella giornata di calcio, perché c'è Lecce Napoli, poi vado allo stadio, poi stasera c'è Salernitana Inter, quindi ci divertiamo oggi a seguire il campionato. Per il resto, conferenza stampa di Pioli,
mi è piaciuto come ha parlato bene anche di Adli. Adesso deve fare una scelta Pioli su Adli, perché mi sembra, non so se l'avete notato anche voi, che è quasi come se deve elogiarlo, perché c'ha tutti quanti, sono tutti con Adli, dai compagni ai tifosi, sono tutti con Adli. Oggi mi aspetto grandi applausi per Adli a San Siro, eh. Oggi ogni volta che tocca la palla Adli voglio sentire proprio il boato, deve sentire proprio l'amore del pubblico, perché è uno che gli vogliamo tutti bene. Quindi non può dire no, allora, gioca adesso ma non giocherà, non è il mio calcio, non lo può dire, quindi si trattiene un po'. Allo stesso modo non lo elogia più di tanto, perché boh, sennò poi è un pirla che fino adesso non ti ho fatto giocare. Un po' sì, Stefano, un po' sì, perché avrebbe dovuto giocare molto prima, non venire a raccontare chiacchiere. Poi io sono d'accordo con lui, io sono un altro che quando gioco, soprattutto quando gioco a 7, impazzisce, perché la gente non capisce la differenza. Non capisce la differenza tra 7 e 11, non capisce la differenza tra giocare davanti alla difesa e giocare sulla tre quarti. Sono due robe completamente diverse. Cioè lo stesso passaggio, che sulla tre quarti è un bel passaggio, davanti alla difesa non serve, anzi è pericoloso. Ma anche se ti riesce, è proprio sbagliata l'idea di quel passaggio lì. Ma Adli non mi sembra uno che li fa. E se proprio ci vogliamo aggiungere, il passaggio di Adli per Renders, dove Renders la fa scorrere e poi Pulisic o Okafor fa gol, non lo so se Krunic lo fa. Anzi, Krunic non lo fa quel passaggio là. E quello è un passaggio un po' al limite, nel senso che non è quel passaggio orizzontale che ti fa prendere il contropiede. Però lì, se non la prende Renders, che la prende Zappa lì, o quello del Cagliari, e lì può partire un contropiede. Quindi quello è proprio al limite. Ci sta, però è al limite. E secondo me quello, tipo, quei passaggi là che a noi fanno impazzire, a Pioli tanto non piacciono. Quindi per quello rimane sempre un po' ma sì, ma no, ma sì, ma no. Vediamo oggi come gioca. E non è questione giochiamo con la Lazio, giochiamo col Cagliari, come ho sentito dire da altri. Sì, Adli può giocare queste partite col Cagliari, mentre con la Lazio non è così, non c'entra niente, quel passaggio tu lo puoi sbagliare col Cagliari come con la Lazio. Però mi pare che Adli tecnicamente, mi pare sia un giocatore importante tecnicamente, e non lo sbaglia. Dai Mozart, siamo tutti con te. Iscrivetevi al canale, ci sentiamo ovviamente post partita, farò il video dallo stadio, e fate i bravi e ci vediamo dopo la partita. Ciao belli, ciao.